L'Europa è sotto shock. La Brexit ha vinto il referendum e la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea. Una doccia fredda soprattutto per chi studia e lavora a Londra, oppure ha intenzione di farlo. Infatti, che cosa accadrà per 500.000 di italiani che vivono nella capitale britannica e nel resto dell'Inghilterra? Quali cambiamenti sono ipotizzabili sul fronte sociale? Nessuno lo sa con certezza, ma si possono fare previsioni e formulare scenari. Finora il passaporto dell'Unione Europea consentiva libertà di movimento e di lavoro in questo paese, come negli altri 27 stati membri dell'Unione Europea. Ora potrebbe cambiare tutto. Tra le conseguenze più prevedibili, un maggiore controllo sull'immigrazione. Sarà necessario un visto per entrare e un permesso di lavoro per lavorare, anche se la tempistica di queste richieste non è stata ancora definita. È plausibile che il visto si ottenga con un sistema a punti all'australiana, dove verranno valutate le competenze e la conoscenza della lingua inglese. Per gli italiani, che invece già vivono in Inghilterra, si può ipotizzare che chi paga le tasse da più di 5 anni può richiedere un permesso di residenza e la cittadinanza. Molti hanno già preso la doppia cittadinanza, britannica oltre che italiana, come consente la legge. Oppure si potrà richiedere un visto di lavoro, da rinnovare ogni 3 o anche 5 anni. In generale, anche studiare nelle università inglesi sarà più costoso, dal momento che gli italiani non potranno più godere dello status di studenti comunitari, ma di quello di studenti internazionali. Gli studenti universitari potranno ottenere un visto di studio, ma non potranno più ottenere il prestito che al momento è esteso a tutti gli europei. Dunque, cambiamenti in vista, anche se non subito, per quanto riguarda il bando Erasmus. Inoltre, lo Stato avrà 2 anni di tempo per negoziare l'uscita da 45 anni di legislazione, che riguarda anche programmi e fondi dell'Unione Europea. Dal punto di vista del lavoro, il Regno Unito dovrà rinegoziare i suoi rapporti economici e commerciali, avvicinandosi con ogni probabilità a uno status simile a quelli di paesi come la Norvegia e l'Islanda. In quanto tempo si verificheranno questi cambiamenti? Si tratta di un processo senz'altro complesso. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, l'ha qualificato in almeno 7 anni, il governo britannico in un decennio. Da sottolineare che mentre l'Inghilterra votava per l'uscita dall'Unione europea, dall'ex centro di accoglienza Baobab, di via Cupa a Roma, è partito il nuovo progetto politico delle città ribelli, che punta all'autogoverno e alla costruzione di un'Europa dei popoli e non della finanza. Nell'occasione, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha incontrato Yanis Varoufakis, ex ministro dell'economia greco e fondatore di DM25, un movimento paneuropeo nato per richiedere la piena democratizzazione del continente entro il 2025. L'ex leader greco parla di Europa, quella dei popoli e non della finanza, quella che purtroppo si sta disintegrando. Europe is disintegrating. L'Europa si sta disintegrando. Because it cannot deal. Perché non può far fronte. With a crisis of its own economic design. Con la crisi economica del suo stesso che ha determinato lei stessa. We know that this is happening. Noi sappiamo che questo sta succedendo. When the greatest burden. Quando il peso più grande is placed on the weakest of shoulders. È messo sulle spalle dei più deboli. Last year with the crashing of Athens, the Athens Spring. L'anno scorso con la distruzione della primavera di Atene. Europe lost its integrity. L'Europa ha perso la sua integrità. A few months later with the refugees. Pochi mesi dopo con i rifugiati. It lost its soul. Ha perso la sua anima. We are reclaiming Europe's integrity. Noi stiamo richiamando l'integrità europea. And we are reclaiming Europe's soul. E stiamo richiamando l'anima europea. On the streets of our cities. Fra le vie delle nostre città. With our new politics. Con nuove politiche. With a neapolis. Con una nuova polis. And this is why it's so wonderful. That Napoli. E questo è il motivo per cui è così meraviglioso Napoli. It's where it's happening. Dove questo sta succedendo oggi. I bring you greetings from Barcelona. Io vi porto i saluti da Barcellona. From La Coruña. Dalla Corugna. From Cork and Dublin in Ireland. Da Cork e Dublino in Irlanda. From Idomeni, Lesbos and Piraeus. Da Idomeni, Lesbos e Pireo. Where the new politics of the street. Dove le nuove politiche della strada. Where the politics of the municipality and the city. Dove le politiche della municipalità e della città. Under the umbrella of a pan-European democratic movement. Sotto l'ombrello di un movimento paneuropeo. Is returning hope.
sta riportando speranza. From the north to the south and from the east to the west. Dal nord al sud e da est a ovest. Today, oggi, there is a referendum in Britain. C'è un referendum in Gran Bretagna. The debate there, the democracy there, il dibattito lì e la democrazia lì, is poisoned by xenophobia. È avvelenata dalla xenofobia. It is poisoned by the failures of the European Union. È avvelenata dai fallimenti dell'Unione Europea. It is poisoned by the politics of the establishment in Britain. È avvelenata dalle politiche dell'establishment britannico. The people of Britain are not rejecting Europe. Gli inglesi non stanno rigettando l'Europa. They are rejecting the ways of Europe. Stanno rigettando le modalità europee.